È chiaro che c'è tanta delusione, no? Perché se è vero che il Pescara ha fatto un possesso palla oggettivo, è altresì vero che ha fatto un solo tiro in porta con Pontisso in 90 minuti. Voi vedete, mi perdoni, le partite a modo vostro. Se ha visto altri tiri. Io non ho visto solo possesso palla, io ho visto una squadra che è rimasta sempre ordinata. Voi vedete le cose veramente al contrario. Mi dispiace dirlo, io non sono d'accordo. La squadra è sempre stata ordinata, ha Io però ho cercato. detto solo che ha fatto un tiro, Mi fa poi. rispondere, è meglio, se no si fa domanda e risposta e No, così spareggiamo. come la partita. Secondo me, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, con ordine, attraverso gli aggiramenti laterali, attraverso le percussioni centrali, attraverso anche i tiri da fuori. 4-5 situazioni sono state rimpallate dal loro muro difensivo, abbiamo preso anche una traversa, quindi non è che non abbiamo mai tirato in porta. Premesso che nel secondo tempo si gioca, e questo dovreste sottolineare, la metà del tempo effettivo, perché l'avversario ha una condotta ostruzionistica e perché qualcuno che dovrebbe far rispettare le regole non le fa rispettare. Però io non ho nulla da dire alla squadra. La squadra ha fatto una partita come la doveva fare, come ci aspettavamo, ordinata, ci è mancato il gol. Non siamo fortunatissimi negli episodi, perché poi comunque il gol l'avevamo fatto. Ecco, sull'episodio di Ferrari qual è la sua opinione? Ha fischiato l'arbitro, stava scrivendo un'ammonizione per un giocatore della Fermana, quindi perdendo ulteriormente tempo, noi eravamo pronti per battere la punizione, l'abbiamo giocata, lui i primi 10 metri della traiettoria si è sentito nettamente un fischio, poi la palla è arrivata a Ferrari attraverso una spizzata che ha controllato in un modo regolare, ha fatto gol. A quel punto non poteva far ripetere, secondo me, la punizione 50 metri indietro, quindi ha fatto una topica colossale. Ha seguito. Quindi l'arbitro ha fischiato prima che Ferrari toccasse il pallone e poi ha detto che ha fischiato per il fallo. Guardate, Questo è grave. osserverete che c'è un nettissimo fischio appena ci sono i primi 10-15 metri di traiettoria calciata Questo da è lì. grave. Così è, vado a vedere. E quindi poi. Cosa doveva fare? Ha optato per un fallo di mano di Ferrari inesistente, ammonito Ferrari, quindi perderemo anche un giocatore. In Serie C le partite sono così, come quelle di stasera, soprattutto nel girone di ritorno, però poi magari può capitare ad altre squadre che, come Modena e Reggiana, che vanno fuori, hanno le stesse difficoltà che possiamo avere noi e che comunque siamo sempre stati molto ordinati stasera in campo. E poi però un episodio, un calcio di rigore, magari tanto contestato, e si sbloccano le partite. Si vincono anche così. Stasera non ci ha detto bene, ma la squadra ha giocato una buona partita. Io le chiedo l'ultima cosa prima della domanda da studio del nostro Massimo Profeta. Le chiedo quale, se ha qualcosa da rimproverarsi sul fatto che comunque lei dice che il Pescara ha tenuto palla, ha costruito tanto, però è oggettivamente vero che i pericoli non li ha creati. Se c'è qualcosa che ha da rimproverarsi per poter essere più incisivi negli ultimi Lei metri. continua a dire che i pericoli non li abbiamo creati. Siamo entrati 50 volte in area di rigore, ma anche nel primo tempo. Poi magari non abbiamo concluso, Proprio quello ci hanno intendo. intercettato. Ho capito, ma siamo entrati 50 volte in area di rigore. Non è che ci entriamo per fatti episodici o sporadici. La squadra ha giocato, non ha mai subito nulla, è sempre stata compatta, non ha mai perso la testa in una partita anche difficile, perché insomma, quando trovi un avversario che la mette solo sullo scontro fisico e sulle perdite di tempo e sul contrasto, è chiaro che devi fare tutto tu, ma io non ho niente da dire alla squadra. La squadra ha giocato una buona partita. Chiaro che sono arrabbiato per la mancata vittoria, e poi l'avevamo anche ottenuta. Studio. No, mi verrebbe da chiedere, buonasera Oteri, quali sono state le difficoltà della partita di questa sera, però mi pare di capire, si evince chiaramente, che non ci sono state difficoltà, dal suo dire. In che senso? Non ci sono state? Non ho capito la domanda. La domanda, cerco di essere più chiaro, anche se lo sono stato. Quali sono state le difficoltà nella No, partita non di l'ho questa sera? capita, sarà un mio limite. Cerchi di essere più chiaro. Allora, quali sono state Ti le difficoltà? capisco. Quali sono state, mister, le difficoltà nella partita di questa sera, anche se mi pare di capire che il Pescara non ha avuto nessun tipo di problema dal suo dire? Che senso? Io non ho detto che Pescara non ha avuto problema, ho detto, io ho parlato di altre cose. Le difficoltà sono state quelle di aver preso il gol in un modo banale e quindi di aver contribuito a far chiudere ancora di più loro, e quindi a giocare soltanto così, su una condotta. Poi ognuno usa le armi che più crede opportuno. Su una condotta ostruzionistica non si è giocato tantissimo, ma invece a me il Pescara è piaciuto, perché nonostante tutto questo ci abbiamo provato in tutti i modi, con ordine, con raziocinio, con
con lucidità, siamo stati pericolosi, come no, ma certo, ma chi, ma sfida, ma come fate a dire che non ci sono stati 20-25 minuti del secondo tempo in cui era un autentico arrembaggio? Se no... Le chiedo un'ultima cosa io, le chiedo a Uteri su Černigoj, se deve ancora entrare un po' nei meccanismi del suo gioco, se è ancora un po' indietro come conoscenza, perché ancora non riesce a dare un impatto concreto, è d'accordo? Guardate, adesso giochiamo ogni 3 giorni, allenarsi è impossibile, i giocatori che sono arrivati adesso, lui è un pochino indietro dal punto di vista fisico, però pure Ferrari aveva preso con l'entella una botta al costato, sono cose che fanno male, oggi l'ho fatto scendere in campo con un'infiltrazione, un antidolorifico, ha tenuto bene, poi è stato pure espulso, quindi non ce l'avremo. E siamo questi, bisogna fare di necessità virtù, io non tiro la zappa sui piedi a nessuno, quindi Černigoj a me è piaciuto. L'ultima cosa proprio da parte mia sulla posizione di Dursi, perché a me quel quarto d'ora con Dursi dietro la punta è piaciuto molto, è una soluzione che si può usare in campionato o solo in determinate tipologie di partite? Noi possiamo usare tante cose, il problema è poi continuare a giocare, a un certo punto non si è giocato più. A un certo punto non si è giocato più, gioco spezzettato, l'arbitro ad ammonire quando non doveva farlo. Loro chiaramente, ripeto, ognuno usa le strategie che ritiene più opportuno. Gioco spezzettato, quindi è una squadra che prova a vincere la partita, che vuole dare continuità al gioco, continuità, non è che soltanto continuità, e non riesce a farlo perché è un continuo spezzettare il gioco, fischi, interruzioni, riprese del gioco lente, si perdono minuti e minuti e il tempo si dimezza.